Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure93. Oggi ci troviamo su GTA 5, me l'avete chiesto, siete stati anche abbastanza insistenti questa volta, quindi ve l'ho voluto fare, anche perché sapete è uscito un aggiornamento con nuove macchine, eccetera, il fatto di poter comprare anche una nuova casa per ampliare magari il garage, quindi passare da 10 auto a 20 auto, per chi ovviamente è ancora più ricco di me, ricco, anzi io sono veramente un poveraccio ragazzi. Da quando hanno eliminato il bug dove avevo i vari miliardi, avevo più di 13 miliardi, eccetera, purtroppo sono senza soldi, però magari facendo sacrifici, vendendo qualche macchina, sono riuscito a comprarmi anche le ultime macchine, per dirvela tutta. Quindi, come potete vedere, ho questa macchina che adesso non mi ricordo neanche il nome, la Pegassi Zentorno, che se ragazzi la guardate bene, è una specie di Lamborghini Veneno. Sì, infatti se guardate bene è una specie di Lamborghini Veneno. Per chi non la conoscesse, sì, Veneno, scusate, una Lamborghini Sesto Elemento. Per chi non la conoscesse, basta andare su internet e cercarvi il Sesto Elemento, che è una macchina troppo bella, ragazzi. Veramente fighissima. Ci sono usciti pochi modelli. Infatti, magari qualcuno di voi potrebbe anche non conoscerla. Comunque, la sostanza alla fine di GTA non è mai cambiata. Perché? Allora, la cosa forse che non mi piace, che mi piace di meno, e per questo ci sto giocando poco a GTA, è che adesso mi tocca fare le missioni per poter guadagnare un po' di soldi. Anche se grazie a mio fratello riesco a fare delle missioni dove guadagno più o meno 15.000 a botta, 20.000 a botta. Oltre a quello anche un bel po' di esperienza, quindi salgo anche il livello velocemente. La difficoltà è quando incontriamo gli avversari, quando incontriamo gente, cioè nemici, perché? Altri giocatori online, perché magari la connessione, come hai detto, influisce molto. E seconda cosa, il fatto è che molti hanno giocato principalmente a GTA, come io gioco ad esempio principalmente a Call of Duty, e loro hanno giocato principalmente a GTA e salendo di livello, salendo, 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 si arriva a livello 100 e passa, poi ovviamente si sbloccano un casino di armi molto più potenti delle mie, e infatti ragazzi io sembra che abbia le armi della Kiko, non lo so, loro hanno armi tipo RPG e puttanate varie, mi fanno esplodere 50.000 volte e io ovviamente non posso farci niente. Scusate anche per l'assenza della musica, ma come sapete il copyright qui mi spacca il culo, perché ogni volta è una battaglia persa, quindi io evito di mettere copie, cioè di utilizzare musichette del cazzo, tranne quelle che uso per i miei vlog, per modo di dire, quando parlo in prima persona, che almeno quelle non sono coperte da copyright. Come potete vedere le macchine mi vogliono venire addosso. Poi vabbè ragazzi, come sapete, come ho già detto, non è cambiato quasi nulla in questo gioco. Qualche missione nuova, smischiato in qualche punto. Poi altre macchine. L'altra macchina che mi è piaciuta molto, come cazzo si chiama, ragazzi, è quella. Non la carboneggiata, la Grotti l'altra. Ah, la Grotti Turismo R, tipo roba del genere. Adesso non mi ricordo neanche come si chiama. Dopo la prendo, adesso me ne volevo tornare a casa. E poi c'è stata l'aggiunta del fatto che, se voi fate casino, se fate casino tipo ammazzate persone, ammazzate anche avversari, diventate con il pallino rosso, non più come quando vi mettono solo la taglia, ma il pallino rosso diventa anche quando state giustamente, non lo so, uccidendo persone a cazzo, anche innocenti, persone normali. Allora, io mi sono dimenticato una cosa, come al solito mi dimentico le preferenze di chiudere tutto, di mettermi offline perché non sono abbastanza in forma e mi scordo anche queste cazzo di cose. Poi ragazzi, vi voglio far vedere un po' di lista per chi non sapesse che quante richieste di amicizia mi arrivano, me ne arrivano anche a me un bel po'. Quindi ragazzi, tranquilli, non è che non le accetto perché non voglio accettarle, ma perché principalmente sono veramente tante, ragazzi, siete più di 30, 40 che me le fanno. Se guardo su Xbox One quanti cacchio siete, siete forse un'ottantina, 90, anche 100 persone che mi hanno chiesto l'amicizia. Quindi è un po' difficile che riesca a accettare tutti perché ho visto che comunque sia, mi vedete anche online, sicuramente mi avete messo nei preferiti, non lo so, e quindi mi vedete online, quindi quando ci sono mi mandate la richiesta di entrare in un gruppo. Io quando posso ragazzi lo faccio, perché in questo periodo proprio non ce la faccio, non sono in forma. Non gioco tantissimo, mi sto impegnando per giocare, ma perché altrimenti se dovessi lasciare un pochettino il canale, cioè senza utilizzarlo, senza fare nessun video, mi prendo un po' i coglioni. Mi fa piacere sempre mandarvi un video a voi, lo sapete.
mi ha sempre fatto piacere e lo farò finché ho la possibilità. Questo video ho detto che forse quest'estate lavoro, quindi magari per 3 mesi non ci sarò. Cercherò di mandarvi comunque sia un video ogni tanto, perché voglio mandarvelo. Quindi probabile che da giugno, luglio, agosto e forse anche settembre, metà settembre, io non ci sia. Forse tornerò per il fine settimana a casa, quindi vi registrerò magari un video su Call of Duty, eccetera. Non so quanti di voi si siano comprati Watch Dogs, comunque sia, è uscito ieri. Io ho pubblicato il video in cui è uscito a martedì, quindi questo video ve lo pubblicherò mercoledì. Ditemi i vostri pareri se avete comprato Watch Dogs con me, se è bellino, se è un bel titolo. E poi volevo chiedere un altro parere su, come si chiama, su Wolfenstein, perché mio fratello mi sta rompendo i coglioni per giocarlo, perché lo vuole comprare, e io gli ho detto aspetta, perché magari lo troviamo a un buon prezzo per Xbox One. Niente, gli ho detto aspetta un attimo e vediamo, perché perché il gioco mi interessa, cioè una guerra contro i nazisti è veramente una cosa figa. Però ho visto un pochettino di youtuber che hanno fatto il video su quel gioco e ho visto che il gioco non è fatto benissimo, cioè non è il massimo del massimo. È figo sì, perché la sua storia è veramente una bomba, però oltre a quello non c'è nient'altro, ragazzi, a mio parere. Sempre a mio parere, ragazzi. Mentre Watch Dogs non mi intriga tantissimo. Come sapete, questo genere di giochi non mi intriga tantissimo. Anche GTA non mi è piaciuto tanto, però l'ho preso. Sinceramente, quando c'erano i big money, quando avevo i big money era più divertente. Adesso che sono un po' limitato, non posso distruggere le macchine, non posso neanche più chiamare il carro armato. Questa è una cosa brutta. Appena trovo un bug, ragazzi, se riuscissi a trovare un bug, ovviamente, ho brutto stronzo. Dove credi di scappare? È scappato comunque. Appena trovo un bug, ragazzi, magari mi faccio un po' di soldi e si può giocare di nuovo tranquillamente. Ma in questo momento comprare auto, non riesco neanche a comprarmi una casa nuova, non riesco a comprarmi la seconda casa, che la volevo comprare ovviamente nello stesso punto dove ho preso la prima, quella più costosa del gioco. Bella come è fatta, bellissima la macchina come è fatta sotto, vabbè. E niente, ragazzi, poi sto cercando di trovare una PlayStation 4 a un buon prezzo. Io non ne trovo, purtroppo. Non mi sembra il caso di spendere 400 euro per una console che mi offre esclusivamente la console e il joystick. Se ci fate caso un attimo, questo è veramente brutto. 400 euro, 3,99, scusatemi, che offertona, 3,99. Ok, ci sono avversari qui. Aspettate un attimo, ragazzi. Aspettate che proviamo. Ma sono forti. Minimo è su il tipo. No, vai via. È su. Mi inculano. Sono sulla montagna. E mi stanno anche puntando. Porca puttana. Fanculo, non puntarmi, brutto stronzo. Comunque, le sto cercando una PS4. Perché se ci pensate, un'offerta come quella che sta facendo la Sony, 400 euro per la console e il joystick, è veramente una cosa brutta. Ma almeno metteteci un gioco. No, adesso io sono obbligato, se volessi comprarmela nuova, ragazzi, se dovessi comprarmela nuova devo pagare non 3,99, 4,49 con un gioco in più. Quando ho visto che su internet molti la vendono a, non so, 350, 300 euro, magari con due joystick e anche uno o due giochi, cioè una cosa molto più buona. Io purtroppo l'ho fatto, ho contattato alcuni di questi, ma non me lo volevano spedire. Io ovviamente di spedizione non ne faccio, a meno che non sia un negozio, perché ho bisogno di vedere il prodotto nelle mie mani, controllarlo. Quindi ragazzi, aspettate ancora un po', se non riesco a trovarla usata, di qualche mese ovviamente, la comprerò direttamente nuova. Questa macchina è fatta tutta in carbonio sotto. No! No, non scendere! No! Oh. No, che cazzo! Ma cosa? Bello, si è buggato, ragazzi. Ovviamente per il... Ah, ok, è uscita, ma... Vabbè, finché ci allontaniamo magari non riesco... Non ho neanche problemi di pagarla, grande. Comunque sia. Infatti, se non voglio pagarla a 449 euro, ragazzi, per quello che offre, per quel poco che c'ha. C'è gente che veramente mi dà per 350, 300 euro... Mi dava la console, due joystick, due giochi e anche un po' di PS Network, magari 3-4 mesi. Quindi ragazzi, bisogna aspettare, diamo un pochettino di tempo
al zio Kur di comprarsi questa cazzo di PS4, così avrò la possibilità di giocare con molti di voi. Ho visto che mi avete fatto ulteriori richieste su PS Network. Magari quando riuscirò ad avere la PlayStation 4, ovviamente vi accetterò tutte le richieste fino alla possibilità, cioè magari arriverò a una settantina, ottantina di richieste e poi basta, perché altrimenti diventiamo veramente troppi ed è un casino. Già ora che ho tutte quelle richieste di amici in sospeso, è un casino trovare i miei amici o magari invitarvi tutti, è veramente tosta. Ogni volta mi incasino. E quindi niente, ragazzi. Ah, come potete vedere, ragazzi, Eclipse Tower 31. Infatti, come potete vedere, mi ha selezionato uno dei palazzi delle mie case. Andiamo sulla Turismo R. Mi ricordavo bene che era la Turismo R. E niente, allora, ecco la mia Turismo R, ragazzi, bellissima. No, sto scherzando ovviamente. Quindi ragazzi, queste sono le novità, più o meno le novità di GTA, che ovviamente novità non sono più novità, perché ci sono da, fate conto, da almeno una diecina, quindicina di giorni, due settimane. Adesso non mi ricordo bene quando è uscito l'ultimo pack. Questa macchina è veramente una figata assurda, ragazzi. Non so se vi è mai partito il cofano di dietro. Ma... no, scusa? Scusa, cos'è che hai detto, brutta testa di cazzo? Scendi giù! Vieni, brutta stronza! Vieni! Cos'è che fai? Minchia! Ti spezzo le... ah, mettiti a pecorina. Ah, ecco, vedete, il livello del tuo stato mentale sta aumentando. Se il livello del tuo stato mentale è instabile, più alto sarai evidenziato sulla mappa e garantirei un bonus di RP, cioè punti esperienza, contro gli avversari. Ovviamente, quindi, se gli avversari vedono che io faccio questo genere di cose, diventerò rosso e mi attaccheranno. Però adesso sono ancora normale, sono sul biancastro rosaccio, sono rosa più o meno, vedo. E niente, ragazzi, quindi spero che il video vi sia piaciuto. Le novità su GTA, vi ho detto, non sono tantissime, però poco male, almeno qualche macchina in più l'hanno messa, qualche edificio in più l'hanno messo per abitarlo. Mi piacerebbe molto avere una di queste ville tipo così, sarebbe veramente figo poterle acquistare. Ovviamente solo che siamo milioni e milioni che giochiamo a GTA. Poi sto aspettando, ragazzi, anzi, più che io, mio fratello, sta aspettando la versione GTA 5 per Xbox One e PS4. Così ci sarà la possibilità di giocarlo anche nella next gen, magari con qualche, magari in full HD 900p, con una grafica buona, cioè sarebbe veramente strepitoso, perché già si vede bene ora con la 360, figuriamoci su One. Poi ovviamente sto aspettando anche le news sul nuovo Call of Duty, non solo Advanced Warfare, ma anche la collection dei vecchi MV o Modern Warfare, perché quella mi potrebbe interessare veramente tanto. Poi niente, il prossimo Medal of Honor non mi convincono tanto, devo essere sincero. Quest'anno probabilmente potrei non comprarlo, perché Battlefield 4 mi ha veramente deluso. Ci vuole troppo tempo a salire di livello, ragazzi. Non so se ce l'avete presente quell'ambarabam per poter salire di un livello, ragazzi. Io vi dico, di un cazzo di livello, io sono a livello 7 forse, 7, perché mi prendeva il cazzo Prendeva il cazzo giocarci, veramente, è una cosa assurda, io non lo capisco. Io non capisco il fatto della EA di creare un gioco così difficile, così lungo nell'accumulare punti esperienza per poter salire di livello. Io ovviamente sono a livelli bassi, ho armi di merda, è ovvio che poi quando devo giocare contro, non lo so, contro altre persone che magari sono a livello 50 o 100, che è veramente cazzuta, cioè armi assurde, mi spacca il culo subito. Poi questa cosa della vita che dura ben, non lo so, dura ben un caricatore, cioè la dice tutta, ragazzi, la dice tutta. Io vi ho detto, tornate al vecchio Medal of Honor 2010 o Medal of Honor Tier 1 Edition o Limited Edition, come cazzo lo volete chiamare. Quel gioco era cazzutissimo, bellino, perché soprattutto aveva il cecchino che uccideva con un colpo solo. Le armi sparavi 4-5 colpi, morta l'avversario. Invece qui su Battlefield, dovete seguirlo, c'è un ritardo assurdo, ci deve essere un lag assurdo, perché è strano che ci voglia così tanto a uccidere. Non lo so, ragazzi, appena passa la fibra ottica qui a Cagliari, da me, in Sardegna, dove cazzo sarà, anche sotto casa mia, io me lo auguro il prima possibile, cercherò di farmi la... cioè... mi farò l'abbonamento con la fibra ottica, così almeno girerò un pochettino più veloce
Mi piacerebbe troppo avere la 100 mega, ma purtroppo, visto che la fanno solo a Milano, comunque mi sia, mi basta anche la 30 mega con 3 mega di upload, così posso anche streamarvi su Twitch o su YouTube, se riuscite a capire YouTube, cazzo. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. Noi ci vediamo alla prossima, quindi bella raga.